Ciao a tutti da Mario Carboni, in questa lezione vedremo l'esercizio numero 29 del metodo per tarantella calabrese volume 2. Questo esercizio ovviamente richiede la una base, il fatto di aver memorizzato l'esercizio numero 28, altrimenti non si può, diventa molto difficile eseguirlo. Il 28 vi ricordo era questo esercizio, insomma, questa melodia che abbiamo ormai memorizzato così. E si ripete sempre questa, quindi è questo rigo ripetuto in modo progressivo. Allora, il 29 non è altro che insomma la stessa melodia aggiungendo la nota grave. Notate? Cioè, notate, in effetti, aggiungendo la nota grave, sempre quella nota grave, a chiudere sarà il terzo tasto in P3 e ad aprire in P2, chiaro? Quindi possiamo direttamente memorizzare questo. Quindi inizialmente abbiamo un 4-3, la melodia era questa. Facciamo, se abbiamo già ripetuto l'esercizio numero 27 che si basa tutto su questo discorso, è inutile che ripeto le stesse cose che ho ripetuto nel 27, quindi andatevi a vedere l'esercizio numero 27, la lezione. Farò questo, le prime due note sono queste, e farò così. Quindi la tecnica già ve l'ho spiegata nell'esercizio numero 27, sì, anche prima nel 25, quindi vi andate a vedere questi esercizi 25 e 27 se avete qualche difficoltà, eh? Però è sempre uguale, per chi ha studiato bene è questo, il 4 premuto, aggiungo il 2 e poi il 3, la melodia era e sarà 4-3, poi due volte il 5, sempre col 2 e sarà. Quindi sarà 4, aggiungo il 2, poi il 3, premo il 5, aggiungo il 2 e di nuovo solo il 5. E faccio solo questo. Il 4 premuto, aggiungo il 2, poi solo il 3. Premo il 5, aggiungo il 2 e il 5 da solo, chiaro? Quindi sarà questo. Il primo blocco è questo. Quindi 4, lungo, aggiungo il 2, poi solo il 3. Lo faccio per 10 minuti, mezz'ora. Facciamo solo questo, è meglio. Allora, stiamo facendo solo il primo blocco, che è questo. 4-3 è meglio. Le prime due note della melodia, dai, facciamo così. Così vi aiuto un po', insomma, è più semplice. Per chi ha difficoltà è meglio fare questo. 4, la melodia iniziamo così. Facciamo solo 4-3, le prime due note, aggiungendo il 2 cerchiato, il 2 grave, che è questo. 4 premuto, aggiungo il 2, poi solo il 3. Facciamo sempre queste due note, che è l'inizio della melodia. Quattro premuto, aggiungo il 2, poi il 3. Quattro premuto, aggiungo il 2, poi il 3, qui. Quattro premuto, aggiungo il 2, poi solo il 3. Quattro premuto, aggiungo il 2, poi solo il 3. Quindi sono le prime due note della melodia, che era questa. Quindi le prime due note 4-3. Il 4 lungo, aggiungo il 2, poi il 3, qui. Mettete in pausa e ripetete questo qua per un'oretta o mezz'ora. Bentornati, ora sapete fare questo. Quindi dobbiamo eseguire solo una volta questo, che è l'inizio della melodia. Proseguendo, dopo che abbiamo fatto, c'era due volte il quinto dito, giusto? Faremo la stessa cosa, 5 premuto, aggiungiamo il 2 e poi solo il 5, quindi questo, 5 premuto, aggiungo il 2 e di nuovo il 5, sempre il 2 in terza posizione, quindi il 5 in quarta posizione, aggiungo il 2 e di nuovo il 5, fate solo questo. 5 lungo, aggiungo il 2 e di nuovo il 5. Sto eseguendo questo. Il 5 lungo, aggiungo il 2 e poi di nuovo il 5. È giusto per farvi capire, la melodia di prima, quindi qua il 5 lungo, non ci sta il 2 perché questa è solo la melodia, però in questo esercizio è questo. Il 5 lungo, aggiungo il 2 e poi di nuovo il 5. È questo praticamente. 5 lungo, aggiungo il 2 e di nuovo il 5, così.
mettete in pausa e ripetetelo tantissime volte. Sto eseguendo questo, fate un fermo immagine, 5 lungo, aggiungo il 2 che è in terza posizione e di nuovo il 5, chiaro? Ripetetelo per un'ora. Bene, bentornati, ora sapete fare questo. Ora leghiamo il primo blocco che erano le prime due note, questo, a queste altre due note che erano queste. Quindi sarà di nuovo questo, 4-3 col 2 grave. Primo blocco e secondo blocco. Quindi il primo blocco era questo. L'avete già memorizzato. Il secondo blocco due volte il 5, sempre col 2 grave. Leghiamolo, sarà così. Primo blocco. Secondo blocco, cerchiamo ora di farlo senza pause. Di nuovo così. Di nuovo. Ecco qua, abbiamo fatto, abbiamo collegato il primo blocco al secondo blocco. Abbiamo fatto la prima battuta. Ripetetela tantissime volte per una mezz'oretta e poi ci rivediamo. Bene, l'avete fatto e quindi esce questo. Ancora questo, ancora questo, ancora questo. L'avete quindi memorizzato, va ripetuto due volte perché è la stessa cosa come nell'altro esercizio, si ripete due volte. Qui e questo è la stessa cosa, 4, 3, 5, 5, chiaro? E sarà così. Nuovamente la stessa cosa. Di nuovo così, potete fermarvi così. La prima volta, ora di nuovo la seconda volta. Fatela così per 10 minuti. Bene, ve la metto anche in video questo. Ecco qua la prima volta e la seconda volta. Bene, l'avete fatto. Cerchiamo per ora di legare la prima battuta alla seconda e sarà così. Ripetetela ancora per una mezz'oretta fin quando la legate bene, così. Ancora questo. Ancora questo. Lo fate tantissime volte, così. Ancora questo. Ancora questo. Lo fate insomma, molte volte. Le due battute sono queste. Ecco qua, le metto in video e ripetetele tantissimo. È inutile andare avanti se non avete capito questo, eh? Va bene? Ok. Quindi, bentornati. La melodia è questa, delle prime due battute. Ad aprire è un po' più complicato, vi ricordate perché dobbiamo suonare il tasto, il secondo tasto, questo. E la melodia ad aprire abbiamo 5-4. Soffermiamoci sulle prime due note, che è 5-4 ad aprire. E lo eseguiamo col secondo dito qua. Quindi facciamo. Quindi 5-4, solo teniamo il 5 premuto, aggiungiamo il 2 qua sopra e poi solo il 4. Facciamo come esercizio. Stiamo seguendo questo, ad aprire. Il 5 tenuto lungo, aggiungiamo il 2 in seconda posizione e il 4. Solo questo stiamo seguendo, eh? Chiaro? E questo. Fate solo questi. Le due note interessate sono queste, 5 e 4, e fate col secondo tasto. Quindi 5 lungo, aggiungo il 2, poi solo il 4. Fate questo per 10 minuti. 5 lungo, aggiungo il 2, poi il 4, solo il 4, mettete in pausa e fatelo. Avete seguito questo qua. Ci tengo a rimettere lo spartito più volte per non farvi andare in confusione. Stiamo eseguendo solo questo, eh? Ora andremo avanti con queste altre due. Abbiamo memorizzato, bentornati questo, eh? Ora due volte il quinto cerchiato. E questo. Quindi 5 lungo, cerchiato, aggiungo il 2 e solo il 5, quindi sarà così. Fatelo per 10 minuti, un quarto d'ora.
Bene? E questo è il blocco. Lo metto in video così cercate anche. Quindi 5, cerchiato lungo. Aggiungete il 2 in seconda posizione e di nuovo il 5. Bene? Ora che faremo? Vabbè, legheremo quel primo blocco al secondo ad aprire. Il primo blocco era questo. Vabbè, tornando avete memorizzato quest'ora. Benissimo, giusto? Leghiamo il primo blocco che era 5-4 ad aprire. A quello che abbiamo imparato ora, 2 volte il 5 cerchiato. Quindi sarà ancora questo. Primo blocco 5-4. Secondo blocco 2 volte il 5 cerchiato, sempre col 2. Ancora primo blocco ad aprire. Secondo blocco. E ora cerchiamo di legarlo. Ancora questo. Ancora questo. Ancora più lento. Abbiamo fatto questa battuta. Ora, quello che abbiamo fatto finora, vabbè, ripetetelo per un'ora e poi ci rivediamo. Questo dovete ripetere per un'oretta. Chiaro? Mettete in pausa e fatelo. Bene, bentornati. Ora, la stessa cosa che abbiamo fatto qui, dobbiamo ripeterla 2 volte. Cioè, è lo stesso movimento, quindi è questo. Avete imparato ora questo. La stessa cosa. Ripetuta 2 volte, quindi però dobbiamo cercare di legarlo ora. La prima volta era questa, la seconda volta uguale. Ora lo leghiamo così. Di nuovo questo. Cercate ora di legarlo. Metto in video e fatelo per, diciamo, una buona oretta o una settimana, dipende dal vostro tempo disponibile. Fate questo, chiaro? Bene, bentornati. Ora sapete fare ad aprire questo. Così. Ancora questo. Fatelo lento, è importante che memorizzate bene diciamo, il movimento e diciamo, la melodia. Ancora questo. Ancora questo. Fin quando le dita andranno da sole. Però facciamolo lento così. E questo va fatto ore, anche per una settimana, in modo che lo memorizzate bene. Ora leghiamo quello di prima che abbiamo fatto a chiudere, che era questo. Col terzo tasto a chiudere qui era. Questo abbiamo fatto a chiudere. Con questo abbiamo imparato ora ad aprire. E cerchiamo man mano di perfezionarlo così. Ad aprire. Vi fermate ogni volta ad aprire e chiudere. Fatelo così all'inizio, è meglio per memorizzarlo così. Aprire. Dovrò suonare questo tasto e ci vuole un po' di tempo così lo memorizzate meglio. A chiudere questo tasto e aggiustate la posizione, è importante questo. Ad aprire questo tasto col quinto dito. Fatelo così fermandovi per un po' di giorni. Una volta memorizzato cercate di legarlo, quindi così. E di nuovo così. Sempre così ripetendo, ancora più lento. Quindi. Lo fate ore e ore questo, quindi. Ci vorrà tempo per farlo benissimo, quindi. È una tecnica abbastanza complessa, quindi richiede molto studio. Voi mettetevi pian piano e lo fate. Un blocco alla volta. Secondo blocco. Quarto, terzo blocco, poi uguale ad aprire.
Vi chiede giorni e giorni di studio, va bene? Poi lo legate tutti. Questa è una lezione abbastanza impegnativa, solo perché effettivamente vuol suonare la tarantella calabrese. Per i bassi non ne parliamo nemmeno, quindi barate benissimo la mano destra. Se avete fatto gli esercizi precedenti, i bassi andranno da soli non oggi, ma tra un mese, 2 mesi o 3 mesi. Richiede tempo, insomma. È una tecnica difficile già solo per la mano destra. Immagina voi i bassi, non li mettete, insomma, creerete solo delle difficoltà in voi stessa, quindi solo una frustrazione perché è ancora difficile, va bene? Un saluto a tutti da Mario Carbone, condividete i video se volete che ne devo fare altri, altrimenti insomma stoppo i video così, va bene? Se avete qualche difficoltà nei commenti me lo scrivete. Un saluto a tutti da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!